Cosenza Benevento. Grandi stendati. Sempre chiedi cose, sempre. Chi è questo? Mister, conoscete il mister Gagliano? Ah, ciao. Chi è? Ma ha detto un mio amico, mi ha detto, oggi siamo ottimisti. Per forza. Usi Musei per ogni volta che veniva al campo. Dobbiamo sempre. Chi va al campo deve essere ottimista. È capace di poter vedere all'inizio la partita con occhio che deve dare fiducia. Benevolo. Deve dare fiducia. Noi sempre abbiamo avuto fiducia, mister. Non è che abbiamo mai detto per carità. Al primo minuto sempre la fiducia massima. Ma sicuramente, anche alla fine, poi anche facendo qualche critico, oppure rimanendo un po' purtroppo per le partite che non si vincono, dispiaciuti, ricomposto il nostro stato d'animo, riusciamo sempre magari a ritornare al campo con fiducia. Ma questo contraddistingue quelli che in effetti vogliono bene a una cosa, al calcio in soprattutto e alla propria città. Infatti oggi c'è la protesta delle curve, a me dispiace rispetto alla scelta, però io penso che la squadra l'ha sostenuta, perché il presente comunque alla fine cambia, non è che rimane sempre lo stesso. Ma io sono convinto che la partita deve essere vista magari in silenzio, ed è una forma di protesta che ci sta in questo mondo di casino, no? Nello stesso tempo però alla protesta può anche seguire un distacco ancora maggiore di quello che c'è adesso, quando le cose poi non vanno bene, però bisogna seguirla la squadra fino alla fine. Oggi Kornwijk trequartista, probabilmente giocherà con Nasti al fianco con l'albero di Natale, anche se dicono, hanno scritto sul sito che Nasti farà coppia con la Rivea avanti, 4-3-1-2, a me pare più un 4-3-2-1, ma al di là dei numeri. Al di là dei numeri io dico che la squadra va in campo soprattutto perché all'inizio deve essere una squadra che si deve contrapporre a un Porto Benevento, perché anche sulla carta il Benevento lascia un po' a desiderare nei risultati, però è una buona squadra, no? Chi è addetto a gestire il gruppo del Cosenza, a prescindere dalle lacune che sono notorie, che ci sono, deve saper mandare ogni inizio partita la migliore formazione per contrastare l'avversario di turno. Assolutamente sì, ma non solo, oggi loro hanno problemi centrocampo, gli manca quasi tutto il centrocampo titolare, però come si dice, in campo si va 11-11, no? Ma ci sono sempre le riserve. Che noi cosa abbiamo sempre contestato, io contesto, uno spesso amico, nel contestare in maniera da costruire, non da distruggere, cioè. Da distruggere, anche quando le cose vanno, noi dobbiamo essere caparbi a cercare di sfruttare il momento favorevole, così come eventualmente cerca di evidenziare il Benevento che manca qualcosa. Noi però dobbiamo trovare qualche cosa in più per non solo contrastare, ma eventualmente per far nostro il risultato, perché sono convinto che è un risultato vitale quello di, per il Cosenza, a prescindere poi dalle contestazioni, che possono essere anche giuste nel modo come si fanno. Un'altra considerazione, qualcuno dice sì, ma se poi vinciamo Marascio non va più gli acquisti. No, io sono convinto che a prescindere dal secondo momento me sono già stati fatti. Sono convinto che chi ha operato, chi sta operando, sì, non aspetta altro che il momento positivo per poter presentare qualche acquisto. Il problema, almeno per quanto mi riguarda, è non è da fare un acquisto in funzione di quello che può dare soddisfazione alla gente che aspetta, ma soprattutto deve essere fatto l'acquisto in funzione di quelle che sono i nostri bisogni e soprattutto alla luce di quelle che sono le competenze, e penso che le competenze spero che sappiano quello che stanno facendo. Spiegami perché sei ottimista. Non lo so, è una ventata di ottimismo che mi sento dentro oggi, così, perché nelle peggiori situazioni, nella drammaticità delle cose, esce sempre un risultato positivo. Quindi, pure secondo me, pure perché ti sottovaluto nella fine. Sì, quindi c'è una. Non ti sottovalutano, ma ti rispettano, quindi ti temono, perché proprio anche chi è del settore, gli addetti ai lavori, sanno che in questa situazione è tutto più difficile. Me lo spiegate perché siete ottimista? Per la fortuna che può avere il presidente. Proprio per il fattore C. Fattore C. Non perché oggi magari o ti sottovalutano, loro gli mancano diversi giocatori. Anche, ma non per la legge dei grandi numeri.
anche, anche per la legge dei grandi numeri. Sì. Il dottore qui non si esprime. Fuma le sigarette, sai che qua non si può fumare. Fratello di Bud Spencer. Franco, oggi danno l'album delle, fra virgolette, su Netflix. L'album delle cartelle, però non sappiamo dell'album di quale figura è. Ma non lo so, figurine, non lo so. Cosenza, fammi salutare un amico, Pippo. Che speriamo che non sia l'ultimo anno del Cosenza. Pippo, io non ho più parole, ho chiesto di andare a Cagliari, per cui insomma mi sto piano piano distaccando. Te ne stai andando nell'isola? Sì, nell'isola. In vacanza? No, a fare un po' di calcio serio, vero, con una società competente, gente di calcio, dove trovi Ranieri, dove trovi Zola, dove trovi Gigi Riva, tutto un mondo completamente diverso. La storia è passata, c'è stato pure uno scudetto a Cagliari, non è che è una cosa... Perciò. Non è che la storia è passata da lì. Il cuore è sempre rosso-blu, sempre del Cosenza, sperando che ci possa essere una svolta, a cominciare da questa partita contro il Benevento. Saremmo tutti contenti, e te per primo e felici, però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. C'è di mezzo il campo, no? Mo comincia e vediamo, Franco. Vediamo se cambia qualcosa, anche perché il Benevento è con le fasce, insomma. Sì, no? Gli mancano 7-8 giocatori, ma basta dire che hai in panchina atleti, calciatori come Simi, come Forte, che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Il Cosenza, dal Cosenza, dalla società, ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più, invece è arrivato Micai, un portiere che non gioca da 6 mesi, Cortinovis, di cui si dice un gran bene, ma che ha giocato solo 5 minuti a Verona dopo il bel campionato di Reggio Calabria, quindi speriamo bene. Ho raccolto un po' di ottimismo, qualcuno dice che potrebbe essere la svolta. Ma ce lo auguriamo tutti, l'ho detto prima, noi per lì. Incrociamo le dita, Pippo. Incrociamo le dita. Arriva l'incontro del signor Antonio, Giacomo della Zio di Pescara, fuori dagli assistenti, signora Tonosso Valero, la Zio di Roma 2, signora Polini, Maria della Zio di Pesce, fuori dagli assistenti, signora Fernando della Zio di Pescara, a fare il signor Marini, Maria della Zio di Roma 2, a fare il signor Massimo Mani, Mimmo, tutto bene, niente. Non c'è un tiro in posta, purtroppo. No, il bello è che poi un solo tiro fanno e prendono un rigore. Purtroppo, no, le cose non vanno bene. Speriamo in questo secondo tempo, perché altrimenti... Come la vedi? Ma il primo tempo ci deve essere pessimisti, però non siamo ottimisti, comunque. Sempre, noi veniamo sempre al campo ottimisti. Però, Giuseppe? No, brave bambine... Speriamo bene, Pippo, speriamo in questo secondo tempo anche comunque che cambio, magari qualcuno colpevolmente in panchina che possa tornare in campo. Il nuovo arrivo, Cortinovis. Lui. Dulce. Qualcun altro. Speriamo. Siamo partiti con un elementarissimo 4-4-2. Cioè, hai fatto un solo errore e hai preso il rigore. Tra l'altro anche sul rigore siamo stati sfortunati Teneva le braccia dietro le spalle. Poi fa il cross, si alza e alza il braccio sbagliato. Quando è sfiga. Esattamente. Potremmo dire che è una stagione sfigata, maledetta, ma noi non lo diciamo. Speriamo che cambi. Speriamo che cambi. Vediamo Walter. Oh, tu hai fatto un solo errore, Walter. Hai fatto un solo errore, un rigore. Capita. La colpa è sua, però. Che è la colpa è tua? Sempre la colpa è mia. A prescindere. Mitre Prisciandaro, che stavo dicendo? Mitre. Mo arrivano. Scusi, ma l'ottimismo, la sigaretta gli ha detto che non si può fumare. È molto loquace. L'ottimismo è andato via quasi. Un solo errore? Un solo errore. Vabbè. Ci sta, il calcio è così. Il calcio è dietro le spalle. Si sa che oramai le mani... No, è partito con le mani dietro le spalle, poi
fa il cross e alza il braccio. Si sa che oramai le mani le devi tagliare, le devi buttare quando salti in aria. Terzino. Se no non c'è alternativa. Mi ricordo che non si può fumare, eh? Speranza è l'ultima a morire, si quello dice. Sempre, noi veniamo sempre. Speriamo sempre. Siamo sì. Ottimisti. Sempre, dobbiamo essere ottimisti, se no stiamo a casa. Giusto. Chi stai parlando? Devo avvisare mia moglie che è ancora qui. Che abbiamo pareggiato. Ecco, esattamente. Abbiamo fatto la fortuna, Pippo. Sì, il bambino non lo possiamo far vedere. Certo. No, me lo deve scrivere, cioè, te lo ti autorizzo a farlo vedere. Non fa niente. Il pareggio. Ciao, saluto. Pareggio, alla fine c'è un punto che è un brodino, però tieni giù il benevento. Esattamente, esattamente, questa è la cosa più importante, ci staccavamo troppo e poi anche per il morale penso vada. Sì, vada, sia un importante. Punto dopo tre sconfitte dei film. Esattamente, in questa maniera, un po' rubato, lo possiamo dire? No, rubato niente, anche perché non ha fatto un tiro in porta. Hai ragione, abbiamo fatto poco, ma loro hanno fatto ancora di meno. Hanno fatto più di te, cioè tu loro non si sono trovati avanti senza con un rigore che diciamo, vabbè lasciamo per. Che ne pensi del nuovo entrato Cortinovis? Mi pare che sia l'impatto sulla partita. Ottimo. Anche secondo me. Due palloni dati stavano andando. Si vede che c'ha un piede. voglio dire, è una delle migliori promesse che c'è sul mercato. Va bene. Alla prossima. Alla prossima. Un punto è meglio che niente. Un punto è meglio di niente, sì. Questa è una bella massima, però speriamo che possa servire a qualcosa. Ma intanto è tenuto loro, voglio dire, non li fate andare perché se no pigliavano i tre punti qua, se ne andavano otto punti. Però noi. Sì, non è un brodino. Passi indietro, purtroppo passi indietro. Ma scusa, i miei miracoli li fa solo San Francesco, no? Voglio dire, l'organico è quello, i giocatori che c'hai sono quelli, non è che puoi pretendere lo so, però abbiamo che la sera alla mattina cambi tutto. Però 15 giorni di mercato potevano fare sì, la squadra. Sì, questo è il problema, come al solito ci muoviamo questo è passo da lumaca, che nel calcio non funziona. Questo è un ritardo colpevole, perché tu oggi se avessi avuto una squadra in grado di giocare a calcio e vincere come il Benevento avresti fatto un passo e lo potevi fare 15 giorni, bastava mettere dentro tre giocatori di esperienza, di qualità, che abbiano gli attributi per giocare in questa categoria. Battere il Benevento ci sarebbe voluto veramente Benevento poco. Non pervenuto alla fine, questo è il discorso. Sì, è una squadraccia nonostante i nomi. Sì, una squadra. Con i nomi non si gioca a pallone. Oh no, Aldo. Sono d'accordo. Io liquido tutto con tre parole, siamo alle solite, tutto qua. Sì. Cioè, la lentezza di Guarascio ormai è esasperante, anche perché se tu ti presentavi già con i giocatori nuovi, avevi fatto questi tre punti che ti trovavi alla fine del campionato che magari ti davano la salvezza. Sì, io per carità, il presidente. Perché oggi era abbordabile, domenica a Modena non lo so. Il presidente è quindi il responsabile numero uno, però il mercato non lo fa il presidente. Io dico questo di nostro direttore sportivo, deve assumersi le responsabilità, perché noi siamo veramente, voglio dire, sì, il presidente. Mi sembra che sia il parafulmine di tutto, però. Io facevo proprio questa considerazione oggi guardando la partita. È vero, Guarascio c'ha le sue enormi, gigantesche responsabilità. Però tra Gemmi e Goretti, giusto per fare un paragone molto vicino tra questa stagione e quella passata, io non avrei avuto dubbi, assolutamente. Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Nonostante Goretti poteva essere antipatico a qualcuno, ma al di là di questo parliamo di competenza possiamo calcistica. Possiamo dire che tutto qua. Il nipote di Valotti, Cortinovis, due palloni, due palline avanti. L'ho visto lo scorso anno a Reggio, lo scorso campionato a Reggio, ed è stato uno dei protagonisti. Non a caso è sempre convocato in antenazionale. Assolutamente sì. Lo merita. Bravino, bisogna vedere come sta. Integralmente. Per quanto mi riguarda, troppo poco per giudicarlo. Mi fido di quello che mi dice Antonio, che lo ha visto sì. spesso a Reggio Calabria sì. e anche da Reggio dicono che è stata una buona stagione ed un buon giocatore. Deve crescere, c'ha 21 anni. Così come anche a me è piaciuta la personalità del portiere.
Sì, mica, bravo. Per sì, cui, insomma, l'aveva pure preso il rigore sotto i piedi. Sì, se solo aveva fatto. Sì, ma le uscite. Però mi chiedo perché arrivare alla metà gennaio. Di gennaio per capire che c'era bisogno di giocatori di questo. Quando l'abbiamo di detto a livello. Settembre. Veramente, no, veramente il direttore sportivo nell'ultima, nella penultima partita di Dionigi è venuto in conferenza stampa e ha detto che loro sapevano come operare ed erano già sul mercato per rimborsare la squadra, non bisognava aspettare il 15 e neanche il 15 di gennaio. Beh, oggi ne abbiamo 15, tra 15 giorni finisce. Esattamente, ci sono altre due partite da giocare. È un ritardo colpevole. Due partite con diretta interessate, perché il Modena è una squadra che potrebbe il segnale che è arrivato oggi dai tifosi delle due curve è inequivocabile, netto. Io non sono d'accordo perché comunque la squadra l'ha sostenuta, però io rispetto le decisioni. È un segnale e credo che non è la prima volta, sì, cioè, certo, lo stanno dicendo, certo, in tutte, certo, le maniere, certo. Non è... però è evidente che giocare in uno stadio deserto ovviamente toglie molto oltre che allo spettacolo anche ci dobbiamo salvare alla squadra. Va bene, ma sentiamo che dicono questo i tecnici. Punto ci dà, come dire, ancora la possibilità, non siamo affogati, però per come abbiamo visto la squadra oggi, veramente 5 passi indietro rispetto a 2-3 settimane fa. Però hai fatto un punto dopo 3 sconfitte di fila. Eh sì, ma cioè, voglio dire, magrissima consolazione, sono d'accordo. Va bene, ci sentiamo il mister. Speriamo bene. Sicuramente amaro, la mano in bocca c'è, perché penso che i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Non siamo stati cattivi nel chiudere la partita, avevamo la possibilità di poterlo fare anche l'ultimo al 90esimo prima del gol. E poi così il calcio alla fine, se non chiudi le partite poi le paghi. E sappiamo che è un'annata particolare, dobbiamo essere bravi e concentrati a non mollare nulla fino alla fine. Mister, un pareggio che è un brodino riscaldato, l'unica cosa buona che hai tenuto lontana, come hai tenuto nel gruppo il Benevento, se no se ne sarebbe andata, perché il Benevento visto oggi lotterà sicuramente per non retrocedere. A me dispiace che si è perso tanto tempo e si è arrivati a giocare questa partita che doveva essere a 3 punti, e lo poteva essere, senza quei giocatori che potevano fare la differenza. Costruzione del gioco nel primo tempo non se ne è visto, nella ripresa praticamente siamo stati un po' quasi imbambolati, non so cosa sia successo, però alla fine è mancata quella qualità di cui lei ha anche detto nelle conferenze stampa. Ma cosa bisogna fare per far arrivare al più presto i giocatori nuovi? Sì, allora è una domanda forse non diretta a me, nel senso me l'ha fatta molto tecnica e specifica su tempistiche di mercato, e io posso dire che mi siedo, faccio una strategia di mercato insieme alla società, che è d'accordo con me su quello che serve. Poi le tempistiche io non ho una risposta, vi dico solo che la società questa settimana ha fatto di tutto per portare più giocatori possibili, ma poi esistiamo noi, la controparte, e il terzo, che è il calciatore, che deve prendere la macchina e venire. Quindi ci sono state tante situazioni, lo sapete probabilmente più di me, meglio di me, e non sono andate in porto per vari aspetti. Devo dire che anche in questo momento qui comunque non si è mosso moltissimo in generale. È chiaro che noi abbiamo, diciamo, rispetto ad altri, magari più emergenza, più bisogno. Ci auguriamo di farlo il prima possibile, questo assolutamente.